Sono i dati a dimostrarlo. Dopo la conferenza stampa che noi abbiamo svolto a luglio, la legge fu approvata ad aprile e maggio, cura Abruzzo 1 e 2, questi erano i conti relativi alla conferenza stampa di 3 mesi fa, nulla è cambiato. Sono rimasti dei 147 milioni propagandati a più riprese da un anno, appena 22 milioni sono le risorse erogate e sono state impegnate 40 milioni di risorse a fronte di 65 di cui non vi è alcuna traccia neanche a livello degli impegni. E in tutto questo denunciamo peraltro il gravissimo ritardo con il quale questa regione e questo governo regionale stanno affrontando la dinamica della spesa dei fondi europei. Quest'altra immagine che sintetizza purtroppo i dati in nostro possesso è ricavabile dal Ministero, quindi dove ci sono le risultanze di tutte le regioni, noi abbiamo impegnato sull'FSE e sul FES 30 milioni di 110 e 61 di 210. Siamo l'ultima o tra le ultime regioni d'Italia. Questo governo regionale è nel pallone, è impegnato da 8 mesi a portare avanti una legge debito fuori bilancio per il Napoli che vale 14 milioni di euro per i prossimi 11 anni e siamo ultimi su tutte le loro promesse che avevano portato avanti in questa annualità. Hanno persino azzerato le risorse del Masterplan, così come abbiamo denunciato, e dopo averci chiesto pazienza da aprile a maggio di far passare questi provvedimenti per l'emergenza, un anno non ne hanno impegnato e non hanno soprattutto erogato a cittadini, imprese e famiglie alcuna risorsa sostanziale.